Benvenuti allo stand qui, secondo tra Fabulosi e Wettingers. I Fabulosi vengono una grandissima vittoria contro il Nana per 2-1, il gol finale di Martin Cecchino preceduto dal gol di Bocca, che oggi sarà assente. Al suo posto torna il capitano Vecchiovinov, l'unica punta, mentre dall'altra parte Wettingers, insomma, una squadra ormai inconosciuta, poi un super crash in attacco. Bisogna vedere, ecco qui le formazioni. Una bellissima partita ci aspetta. Fabulosi 31 punti, Wettingers 26. Entrambe le squadre vogliono vincere. Si può dunque iniziare. I Fabulosi che, insomma, il loro solito schema d'attacco 4-5-1. Mentre dall'altra parte abbiamo Wettingers con un 4-3-4-4-2. Un 4, anzi con meglio 4-3-1-2, perderà veramente con oggi una palla dietro ai due punti che sono Foglio e Super Crash, la coppia d'attacco originale in fuga. Filoncula come Korav, una palla gira per Super Crash, non si passa qui. I Fabulosi ovviamente vogliono arrivare a pari punti con Dragon Stars in attesa del posticipo serale che vedrà Dragon Stars contro Eagles. Una partita ovviamente attesissima, quella l'ultima di questa 22esima giornata scoppiettante, veramente con mille emozioni, specialmente per le importantissime partite. Eagles al momento hanno 31 punti, hanno scusate 35 punti e sono terzi, e se dovessero vincere allungherebbero di 4 punti in fronte di Dragon Stars. Qui è munito quel gol al fallo su Strozza tutto, il vecchio non proprio, scusate, Martin Cecchino, 9 minuti, terzo sinistro, palla in mezzo, Gigantex di testa, fa la sponda, ma c'è, perdo io a fare buona chiusura e poi pongo la lontana. Beh, io penso che Wettingers in questa partita dovranno difendersi molto bene, se vorranno lasciare un marchio importante, altrimenti i Fabulosi, penso, come stanno dimostrando adesso, stanno facendo la partita. Sì, veramente i Fabulosi oggi vogliono vincere, vorranno allungare, come detto, vogliono arrivare a pari punti della costanza. Maxime, che attenzione, pallone facile tra le braccia di Pongo, che la blocca in fuga, che non culla. Foglio, attenzione, ancora Foglio, vince l'impalo su tavola condita, Foglio, attenzione, si gira, Foglio, lo si mette in mezzo, non passa, ancora Foglio, ingeriamo, gol, attenzione, si accenda, colonna, cambia il gioco, ma sbaglia tutto qui, sulla destra c'è tavola condita, parte Cecchino, mi disse, Maximic. E Kovinov. Attenzione, Maximic qui non fa filtrare, ma adesso sono Wettingers a, diciamo, governare la partita dopo un buonissimo inizio dei Fabulosi. Adesso i Fabulosi sono un po' spenti, forse stanno riprendendo le energie per un altro attacco che vede Lincesk, bravo, inizia sulla destra, attenzione, Lincesk torna indietro, Maximic, un pareggio sono estremo, molto meglio Wettingers, che alla fine non è che vogliono le scarpe di tanto, mentre i Fabulosi, se vogliono ambire alle prime tre posizioni, devono assolutamente vincere questa partita per arrivare a un punto dall'Eagles e a pari punti con Dragon Stars. Ricordiamo il nostro posticipo vedrà Dragon Stars proprio contro Eagles, sarà un bellissimo incontro, così come quello che vedrà Dynamite contro Pedro Vipparo. Questa partita Vecchiovinov, attenzione, il pallone in mezzo, dal volo ci prova Vecchiovinov, ancora ti ha ribattuto, mi fa uno si vicinissimo alla vittoria, vicinissimo, scusate, al gol del vantaggio all'1-0. Non sono stati precisi, Sandal sì, però molto più vicini rispetto alle Wettingers, che insomma quando attaccano sono molto astratti nei loro movimenti, non è che creino molto. Maximic sulla fascia, perdo un dio, è sempre molto attento il terzino centrocampista sinistro, che oggi però fa da terzino sinistro di Lucesco. Martin Cecchino, il suo sinistro, palla in mezzo, ha tentato una mezza rovesciata al volo, difficilissima. Vecchiovinov, che giocatore ragazzi, unica punta, ma si muove perfettamente. Se Bocca c'è stato un grande per il Fabulosi contro il Nanna, oggi Vecchiovinov fino adesso sta dimostrando che da solo può badare a tutta
la fase offensiva veramente giocatore pazzesco. E chiamano una gran palla per Matteo Cecchino, che presto lo deve tornare da Lincesca. Lincesca deve, insieme a Matteo Cecchino, deve aiutare molto le fasce dei favolosi, altrimenti deve mettere il pallone in mezzo, perché Kovanov, come avete visto, è molto bravo a intercettare i propri difensori. Tabla con Dida, vince il pallo, no, subito crash, col gol, la palla in fuga. Beh, solamente dopo questa 22esima giornata, in attesa ovviamente la partita del Bodoripa. Pensa, se il Bodoripa dovesse vincere il campionato si farebbe ancora più interessante. Il Bodoripa insomma non sfrutta solo tante queste opportunità dei pareggi, delle sconfitte nell'anno. Questa è l'occasione adatta, visto il pareggio contro il Grec, la sconfitta contro il Grec, insomma il Nanna ha avuto sconfitte. Ora veramente più che mai il Bodoripa ha bisogno di fare i 4 punti che potrebbe, che raggiunge, facessero sì a Bodoripa di raggiungere il Nanna. Calcio d'angolo per la squadra di Chris Donovan. Don Gianni Marone è felice, il presidente dei favolosi. Marti Cecchino, va, attenzione, becchiavolo in mezzo, non ci arriva. Cercando un culo il capitano ad allontanare Amatella anche in campo. Grande controllo di Foglio qui a seguire. Attenzione al nigeriano Foglio, 34 anni, ma grande spinta ancora. Foglio, attenzione, pallone in mezzo, stupid crash! Intervento regolare di Maximic che allontana Foglio, però ancora il White Angels. Ultima azione del primo tempo, qualcosa sbaglia tutto, aumenta la centralmente. Pallone senza senso, insignificante. Recuperano qui con Maximic per l'Enucesco, per il coreano. Fine primo tempo 0-0, ma insomma i favolosi fanno più paura qui in casa, molto più paura rispetto ai White Angels di Brian Adams. Si può ripartire per questo secondo tempo, che secondo me può dirci ancora molto, specialmente nelle file dei favolosi. I White Angels sono un po' timidi secondo me, mentre i favolosi dovrebbero insomma concedere magari più in fase difensiva e dare molto di più in fase offensiva. È una squadra magari abbastanza difensiva e favolosi, anche se hanno dei giocatori che tecnicamente non sono eccellenti, appunto si basa più sulla fase difensiva di centrocampo più che su quella offensiva, dove Vecchiano che è molto bravo di testa, non è velocissimo, però insomma quando ci mette il cuore per far tutto. Colonna, stupid crash, cambia gioco ma molto male. Maximic, forse il migliore difesa dei favolosi, sempre molto attento. Di solito Maximic gioca a centrocampo, magari è un centrocampista che magari non sale molto, ma che resta più sulla fascia dei centrocampisti e dei difensori. Quindi difesa oggi sta giocando molto bene. Ancora Maximic si comporta molto bene. Gigantex con il sinistro allarga per Dinucesca. Parte Cecchino, Maximic. Lancio bellissimo per lo scatto del coreano, Lincesco la può mettere in mezzo, attenzione, Lincesco palla in mezzo, Vecchiano lo stop non è ottimale, sbaglia. Beh, diciamo che Vecchiano torna, a volte gioca, a volte no, torna da un infortunio non bello, quello al menisco, che lo ha tenuto fuori diversi mesi, e quindi insomma non è ancora ottimo, non è a livello ottimale diciamo, però lo stop magari poteva farlo ancora meglio. Vecchionov, attenzione, dentro sprint, Vecchionov, se ne va, attenzione Vecchionov, il croato, se ne va ancora lui, ma è solo, deve tornare da Gigantex. Vecchionov, 40 anni ha poi, serbo, però ancora corre molto. San Gomito, 62 km, 0-0, temo che anche questa partita possa terminare sullo 0-0. Però forse darei qualcosa in più ai favolosi. Attenzione, credo un culo, gran pallone filtrato, filtrante Foglio, il sesto ribattuto con Colab. Ci sarà presumo un calcio d'angolo, mi sembra che il tiro sia stato ribattuto. Attenzione, cross in mezzo e c'è il colpo di testa di Bogo per Stupid Crash. Ed Engels è vicinissimo anche loro al gol dell'1-0. Qui veramente colpo di testa, la scoppia troppo bene, la palla andrà dritta per dritta. Ha fatto un'elevazione clamorosa, Stupid Crash, americano, 29 anni, 1,95, 90 kg d'altronde. Vecchiano, attenzione, Sandalu, Sandalu se ne va allo svizzero! E Bogo qui in due tempi, rischiando molto sull'assalto di, sul pressing di Sandalu. Lo svizzero, 16 anni peraltro. Vecchiano, parola in mezzo, Marmetto, non ci arriva di testa, lui è uno specialista di testa. Un po' come il canzonato dell'Igos, lancio più profondità per Foglio, attenzione che è liberissimo, Foglio è solo, tabla con Dita lo insegue, grande velocità di tabla con Dita, Foglio mi sembra
sembra abbastanza stanco adesso. Pallone in mezzo, Simi Crash, grande recupero qui di Gigantex, se non sbaglio l'altro svizzero. Stiamo passando con due svizzeri importanti per la squadra di Chris Donovan, che vuole assolutamente un centrocampista all'Altair. Beh, io penso che Altair non sta facendo molto bene con il Nan nelle ultime partite, penso che possa essere il giocatore adatto per i favolosi. Sì, anche perché magari è tecnico, ma un giocatore abbastanza aggressivo, no? Credisce molto, però un grande tiro, è un po', insomma, un giocatore che serve favolosi. Gigantex, attenzione, lì c'è l'impallo grazie al suo fisico. Marmitto, un palo in mezzo, allontana la difesa, 76 sul cronometro, 0-0. Martin Cecchino, non c'è, il tiro centrale con il piattone, ha provato a angolare, il tiro però era potente, sì, ma centrale, facile per Pongo, che insomma a parte un'azione in cui sembrava anche parata è stato anche fortunato, poi insomma favolosi non è che abbiamo tirato moltissimo. Poi il Wettingers a parte quell'azione con il colpo di destra su Big Crash non hanno impinzerito minimamente Barbonic. Martin Cecchino, lo stop con il destro ottimale, Vecchiomino, colonna addirittura in mediano a fare una copertura difensiva importantissima. Martin Cecchino di destra e disse il giocatore potrebbe andarsi alla fine stagione, forse proprio per questo non volevano uno come Altair, anche se Altair non è, diciamo, un mediano vero e proprio. Ovviamente il centrocampo dei favolosi, se così dovesse essere, potrebbe essere anche rimodellato. E non culla il capitano ala degli Stati Uniti d'America. Se mi cresce invece la punta ideale per gli americani. Per non dire, attenzione, se ne va qui, intervento sul pallone. Intervento di Lucesca, Martin Cecchino, mi disse Sandalu, Maximic, Martin Cecchino di Lucesca. Beh, mi piacciono adesso questi favolosi, stanno veramente migliorando molto in questo girone di ritorno. Sì, sta un giorno molto meglio, ovvero questo pareggio forse potrebbe un po' fermarli, però penso che comunque a parte questo pareggio mi sembra una squadra rinnovata con le favolose, ovvero sta un giorno bene. Sì, non hanno creato molto potenza offensiva, però gli manca soltanto il tiro, solo in porta. Mi disse, Vecchiovena fa. Non si passa, perde un tiro, ferma molto bene. Quanto gol, attenzione, Subic Crash, Foglio. Attenzione, però, il Wettingers, che non culo! Barbonovic! Che ha parato! E questo forse è il tiro della giornata. Credo un culo, che destro, stop e tiro. Mamma mia, forse anche palo ha preso, clamoroso. Forse palo esterno. No, l'ha presa anche Barbonic, ha compiuto un vero e proprio miracolo. Cool gol, palla in mezzo, attenzione a Stupi, Crash a Foglio, ribattuto, la palla, attenzione, la palla non vince il contrasto, la palla rimane lì, allontana la difesa favolosi. Blu, attenzione, ancora ultimi secondi, prende il fischio finale, colonna. La palla, gira, Foglio solo, Foglio! E c'è il grandissimo intervento difensivo di Tavola Condita, che evita un tiro pericolosissimo di Foglio. Rivediamo se l'ha presa lui, è stato proprio un tiro, forse è tracciato veramente male e forse l'ha presa la deviata anche Barbonovic. Coca-Cola va ancora con il sinistro, sempre lui, palla sul proprio palo, troppo sulle braccia di Barbonovic, che la va sua e può allontanare. Eh sì, può allontanare, da quella condita, però non c'è gioco, torna addirittura a Barbonovic rischiando un po' qualcosa. Va con il sinistro lungo, ma non c'è più tempo. 0-0, termina anche questa partita, così come quella tra Mochi e Monsters. Anche favolosi pareggiano, vanno a 32 punti. Wettingers 20, 28 punti, insomma. Un buon risultato per entrambe le squadre. Con questo è tutto, amici, alla prossima partita.